Buonasera e ben ritrovati al Prima TG Flash. Iniziamo subito con le ultime notizie. L'ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale del Principato di Monaco per degli accertamenti urgenti in ambito cardiologico. La notizia è stata confermata dal medico personale di Silvio Berlusconi, il dottor Alberto Zangrillo, il quale ha spiegato di aver deciso lui per il ricovero dell'ex presidente del Consiglio per un problema cardiaco aritmologico. Sono andato di persona a trovare Silvio Berlusconi questo lunedì, ha detto Zangrillo, e dopo averlo visitato ho disposto il ricovero urgente al centro cardiologico del Principato di Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia. Ieri sera non è bastata l'apertura di Giuseppe Conte a un patto di legislatura. Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre di Italia Viva dal governo. Finisce il governo Conte bis e si apre una crisi che deve essere ancora ufficialmente formalizzata dagli sbocchi totalmente ignoti e si apre in modo inatteso, quando sembravano esserci tutte le condizioni per siglare una pace. Non si sa quanto duratura. Stasera, aprendo il Consiglio dei Ministri, il Premier ha annunciato di aver informato il Quirinale e accettato il passo indietro di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Sul punto ascoltiamo un breve estratto della conferenza di ieri sera di Matteo Renzi, il leader di Italia Viva. La crisi politica non è aperta da Italia Viva. La crisi politica è aperta da mesi. E il salto di qualità che abbiamo chiesto non l'ha chiesto Italia Viva, l'hanno chiesto altre forze politiche, dicendo guardiamoci negli occhi, mettiamoci insieme e risolviamo le questioni aperte sulla sanità, sulla pandemia, ma anche sulle infrastrutture, sul lavoro, sulle esigenze dei giovani, sulla scuola, sulla cultura, sull'università. Noi abbiamo detto risolviamo i problemi che sono aperti. Questa è la politica. Pensare di risolverli con un tweet, con un post, con una storia su Instagram è populismo. E la politica richiede il rispetto delle regole, delle forme democratiche, delle liturgie della democrazia. Si dice, ma c'è la pandemia. Proprio perché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche. Perché se durante la pandemia non rispetti le regole democratiche, durante la crisi non rispetti le regole democratiche, allora la democrazia non serve più a niente. Questo è il punto fondamentale. Noi non giochiamo con le istituzioni. La democrazia non è un reality show dove si fanno le veline, ma se ci sono dei problemi si affrontano ai tavoli della politica, in Parlamento, nelle sedi delle istituzioni. Questo prevede la nostra Costituzione, che non è una storia su Instagram. Alla luce di questo, nell'affermare la fiducia incrollabile nel Presidente della Repubblica, nella sua persona e nel ruolo istituzionale che ricopre l'arbitro garante delle regole, noi pensiamo che si debba affrontare, che si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al Presidente del Consiglio. Nuova riunione tra il governo e le regioni sulle misure restrittive per contrastare l'epidemia da coronavirus che saranno contenute nel prossimo DPCM. All'incontro convocato dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia partecipano anche i rappresentanti di ANCI e UPI, presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri sul tema vaccini. Si parte dalle certezze con il divieto di spostamento tra le regioni che sarà in vigore fino al 15 di febbraio e non fino al 5 di marzo. Si parla anche della possibilità dei musei aperti in zona gialla nei giorni feriali. La grande novità però potrebbero essere ancora le zone. Il ministro Speranza infatti starebbe per mettere in arancione praticamente tutta l'Italia a partire da domenica con i nuovi parametri, così come anticipa il presidente della regione Liguria e vicepresidente della conferenza delle regioni Giovanni Toti. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo aeroportuale di Capodichino, ha tratto in arresto due cittadini di origine africana che trasportavano complessivamente 11,3 kg di droga nascosti all'interno dei bagagli da stiva.
I due corrieri, un 45enne e un 23enne, giunti a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stavano per lasciare l'aeroporto quando sono stati fermati e sottoposti a controllo prima di allontanarsi dalla sala arrivi. In particolare, gli ufficiali addetti ai controlli, non convinti delle spiegazioni ricevute dai sospettini, da ulteriori segnali hanno controllato i bagagli dei due soggetti, rinvenendo 569 ovuli contenenti cocaina per un peso complessivo di 8,3 kg e 3,1 kg di oppio all'interno di alcune bottiglie confezioni per l'igiene intimo personali, pronti per essere distribuiti nelle piazze dello spaccio campane. La purezza dell'ingente quantitativa di droga sequestrata avrebbe consentito alle organizzazioni criminali di mettere sul mercato nazionale circa 300.000 dosi di droga per un guadagno complessivo di oltre 2 milioni di euro. E si erano impossessati recentemente di una porzione di terreno, gli avevano impiantato una coltivazione di cannabis protetta anche da un sistema di videosorveglianza. A scoprire l'illecita attività portata avanti in un'area periferica di Bosco Reale, i carabinieri, grazie all'indagine condotta a partire dallo scorso mese di luglio. Oggi la svolta, quando i militari dell'arma della stazione di Bosco Reale hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura Oplontina nei confronti di 5 persone, 3 finite nel carcere napoletano di Poggio Reale e 2 poste agli arresti domiciliari. Tutti sono accusati a vario titolo e in concorso tra loro di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, i 5 si erano illecitamente impossessati di una porzione di terreno ubicata in una zona di periferia dove erano impiantato questa piantagione di cannabis. Nel corso delle indagini sono state anche sequestrate 107 piante di marijuana. Su pianificazione dell'incarico per il contrasto allo sversamento illecito dei rifiuti e dei relativi luoghi della Regione Campania proseguono le azioni mirate di secondo livello per categorie produttive specifiche aree territoriali coordinate dalla Prefettura di Napoli. Giorno 13 gennaio la Polizia Metropolitana di Napoli, distaccamento di Novara e gli uomini dell'esercito italiano in forza al raggruppamento Campania hanno fornito un importante contributo al contrasto e alla prevenzione dei reati ambientali nel comune di Saviano, effettuando un servizio coordinato. E sono state controllate nell'attività un'attività commerciale, identificate 5 persone, di cui una denunciata e sanzionata sempre una persona. Sono stati controllati 20 autoveicoli e sequestrata un'area di oltre 150 metri quadrati con rifiuti speciali non pericolosi sequestrati. Un rilevante supporto è stato fornito anche dai droni dell'esercito, i quali si rivelano un'efficace risorsa al contrasto del fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti. Sono 195 i nuovi casi da coronavirus in provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino odierno diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 1924 per una percentuale di incidenza dei test del 10,13%, un aumento di quasi 3 punti percentuali rispetto a ieri. Secondo l'ultimo bollettino sono 286 i guariti dal coronavirus, che portano a una diminuzione di 102 altamente positivi nella provincia, ma aumentano ancora i decessi per Covid, ben 11 nelle ultime 24 ore. I comuni con maggior numero di attualmente positivi in provincia di Caserta sono Maddaloni con 236 casi, Mondragone con 206 e il capoluogo Caserta con 185 casi. Ho bisogno di qualche giorno di tempo per elaborare quanto accaduto, ma l'esplosione di un ordigno in via Belvedere colpisce tutti noi, colpisce chi lavora ogni giorno, colpisce la gente onesta e per bene di questa città. Scritto sui social il sindaco di Aversa Alfonso Golia in merito all'esplosione di una bomba carta davanti a un negozio di tabacchi della città: ho portato la mia solidarietà e quella di tutta l'amministrazione comunale alla proprietà e ai residenti della zona. Le forze dell'ordine hanno inviato le indagini, acquisito le immagini della videosorveglianza comunale e sono sicuro che prestissimo questi criminali saranno assicurati alla giustizia. Noi proviamo a fare la nostra con gli uomini che abbiamo a disposizione, ha spiegato Golia. Ieri i nostri agenti impegnati nel pattugliamento della città sono transitati su quella strada una decina di minuti prima della deflagrazione. Da ormai 18 mesi mi confronto quotidianamente con le autorità responsabili della pubblica sicurezza, chiedendo più controllo del territorio, più uomini e più mezzi. Continueremo con l'emergenza Covid, i servizi da svolgere sono aumentati ma non le pattuglie disponibili, continueremo a chiederlo in tutti i tavoli fino a quando chi decide a Roma non raccoglierà il grido di allarme. Segnalo infine che il guasto che aveva fatto saltare la rete internet della zona è stato poi ripristinato, ha concluso il sindaco di Aversa, Alfonso Golia. E passiamo allo sport. Niente allenamento oggi per gli azzurri di mister Gattuso, una sorpresa effettuata appunto
il mister del Napoli ha portato tutto il gruppo a pranzo del Colano, alle pendici del Vesuvio, per stare insieme e ricompattare un gruppo in difficoltà dopo le ultime prestazioni non, certo non esaltanti. Una scelta quella del tecnico di volta a ritrovare quell'energia e quella voglia di fare risultato che sono determinanti in questo momento, uno dei più cruciali della stagione, con all'orizzonte la Fiorentina e soprattutto la Supercoppa italiana da giocarsi contro la Juventus sul neutro del Mapei Stadium. Ieri vittoria per 3-2 in Coppa Italia con un po' di difficoltà contro l'Empoli nella partita che valeva per gli ottavi di finale. Alle reti di Di Lorenzo e Di Lozano ha risposto Bairami con due bei gol dalla distanza, poi ha deciso la partita il gol di Andrea Petagna. E questa era l'ultima notizia, ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione di Teleprima continuerà alle ore 21, buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.